Buongiorno a tutti, è qui con noi oggi Fra Fiorenzo Priuli, dal Benin, medico missionario Premio Cuore Amico del 2004, che è venuto a raccontarci il suo quotidiano nell'ospedale di Tangheta. Grazie Agnese e grazie a tutti gli amici di Cuore Amico che da quando ci siamo conosciuti non ci hanno mai abbandonati, a volte anzi mi hanno preceduto nelle richieste dicendo guardate che abbiamo previsto qualcosa per voi, perché questo ospedale, l'ospedale Saint Jean de Dieu di Tanguieta, che è l'avamposto nel posto più disgraziato del paese e di questa regione, perché è all'incrocio delle strade del Burkina, Niger, Togo, Mali, e è dove piovono tutti i casi disperati, quelli che non avendo soldi non hanno potuto curarsi altrove o non hanno trovato le competenze. Questo ospedale che oggi era nato da 82 letti, adesso ne ha 350, ma è raro che ci siano ricoverati meno di 450 o più malati, perché la pediatria sola costituisce un ospedale. Nata di 34 letti, adesso ne ha 113. Viaggia mediamente sui 250, siamo arrivati fino a 350 bambini nel periodo della malaria che va da maggio a novembre e purtroppo con una mortalità elevatissima, ma noi vediamo quelli che arrivano in ospedale, perché se si pensa che arrivano bambini da 300-400 km alla ricerca di una trasfusione per salvarli, perché la malaria uccide essenzialmente con l'anemia, in quanto i globuli sono distrutti, moltissimi muoiono per strada, alcuni arrivano quando la mamma li tira giù dalla schiena, sono già morti e se lo rimette sulle spalle, se ne va via, poverina. E invece un certo numero, tanti, tanti arrivano vivi, e essendo Tanghetà l'ultima spiaggia per tutti questi, di una sacca facciamo 4-5 sacchettine per salvarli al momento e poi li tiriamo su, noi non costruiamo. Cose che non succedevano anni addietro, stiamo assistendo a delle morti di bambini impotenti perché non riusciamo ad avere il sangue. Malgrado abbiamo un gruppo di donatori, andiamo a cercare sangue al campo militare, al liceo, davanti alle moschee, davanti alla chiesa cattolica, ma malgrado tutto questo, diciamo, le patologie che arrivano all'ospedale sono così gravi. Quello che ci salva un po' è tutto il sangue che economizziamo in sala operatoria. C'è un malato che deve essere operato e che non è urgente, gli diciamo, comincia a dare il tuo sangue se è buono. E poi trova un parente, oppure prevediamo tre, ne consigliamo uno o due, il resto salva 8-10 bambini. E il centro nutrizionale, che era nato per tirar fuori i bambini malnutriti dalla pediatria, dove altrimenti avrebbero preso altre malattie perché erano deboli. Era di 15 letti, poi l'abbiamo fatto diventare di 30 e 3-4 anni fa l'abbiamo raddoppiato e è pieno. E cosa possiamo fare per aiutarvi a mandare avanti l'ospedale? Di cosa avete bisogno? Allora, ascolta, ci sono due scelte da fare. Se Cuore Amico è veramente un amico, deve trovare chi ci vuole bene e che capisce che ci deve aiutare senza che ci sia una targhetta che parla di lui. Perché costruire un reparto, una sezione, si riesce a trovare i soldi, farla vivere è un'altra cosa. E se quest'opera non continuerà a essere quello che è, un centro dove anche il più povero può venire, che sarà curato fino alla fine, avremo tradito quella che è la vocazione di queste opere. Per cui, se siete di quelli che ci vogliono veramente bene, bisogna aiutarci a continuare a far funzionare questo ospedale e coprire le spese di chi non può niente. Volete farne un altro? Volete aiutarci a costruire il centro di isolamento, il laboratorio di microbiologia? L'ideale sarebbe che facciate i due. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.